Ora è il momento di invitare in questo piccolo spazio Francesco Duva, portavoce alla Camera, Ornella Bertorotta, portavoce al Senato, Alessio Villarosa, portavoce alla Camera, Francesco Cappello è un nostro portavoce all'Asse e Ignazio Corrao che è il nostro candidato alle elezioni europee. E quindi ora do voce a Francesco Duva. Piacere. Buongiorno a tutti, sono Francesco Duva, sono portavoce eletto, sono di Messina in Commissione Cultura e in Commissione Antimafia. Io vorrei sottolineare non solo che noi non veniamo con le auto blu, ma vorrei sottolineare la differenza tra Movimento 5 Stelle e i partiti, una differenza che forse non tutti, molti non ci hanno fatto caso, ma effettivamente noi siamo arrivati qui dalle 11, 11 e un quarto, sono stati tranquilli in mezzo alla folla. Se voi ricordate o vedrete i comizi che faranno altri, appena arriva il deputato, tutti sull'attenti, fanno parlare subito il deputato, da noi non esiste questo, da noi i deputati sono semplici portavoci, sono attivisti come tutti gli altri, con un ruolo momentaneo, perché finite le due legislature ce ne andiamo a casa. Perché se continuiamo a stare lì va a finire che diventiamo, chi lo sa, l'occasione fa l'uomo ladro, giusto? Non siamo santi, siamo esseri umani. Quindi finite le due legislature, ce ne andiamo perché c'è una tentazione di rubare pure noi. Noi non vogliamo rubare. E non lo facciamo infatti. Andate su internet, potete vedere quanto guadagniamo, quanto restituiamo allo Stato. Perché un deputato normale prende circa 12.000 euro al mese. Noi decidiamo di prendere 3.200 euro, che sono i 5.000 lordi, e ci riprendiamo noi, poi prendiamo la parte della diaria e poi tutto il resto, la parte della diaria quella lì che spendiamo, tutto il resto lo restituiamo allo Stato. Io dovevo farlo, ancora non l'ho fatto, devo fare un bonifico di 18.000 euro per i tre mesi gennaio, febbraio e marzo. Ma voi non dovete votare Movimento 5 Stelle perché vi costa di meno, perché noi vogliamo la qualità. Non possiamo semplicemente dire, cosa siamo, agli sconti? Votiamo quello che costa di meno allo Stato? Ovviamente no. Dobbiamo vedere cosa fanno. Allora voi andate sempre su internet e confrontate voi, perché non vi potete semplicemente fidare di me. Andate su internet, www.openpolis.it, un sito pubblico, non c'entra niente con noi, e fate il confronto, fate attività legislativa Francesco Duva, confrontata all'attività legislativa di mettete chi volete voi. Attività legislativa di Alessio Villarosa, Ornella Bertorotta, vedrete che la quantità di atti parlamentari, e se li leggete anche la qualità degli atti parlamentari che facciamo noi, è 10.000 volte superiore a quella degli altri. E questo qui è un dato di fatto. Poi, volendo potremmo, non so, la musica classica la conoscete tutti. Il jazz lo conoscete? Vagamente. Comunque dal jazz sono nati tutti gli stili che ascoltiamo adesso. Il jazz è nato quando gli schiavi neri si sono liberati degli schiavisti e sono trovati questi strumenti là, che non sapevano bene come usarli. Hanno iniziato a strimpellare un po' e hanno inventato questo jazz, da cui oggi vengono tutta la musica che ascoltiamo adesso viene da jazz. Perché questo paragone? Perché è la stessa cosa. Noi siamo una discontinuità totale, totale con chi è arrivato prima di noi. Quelli usavano a modo loro le proposte di legge via così per fare la loro musica, una musica stantia, una musica che non è più orecchiabile. Noi abbiamo deciso di cambiare, abbiamo deciso di cambiare. Ignazio Corrao, ci sono anche altri candidati, loro andranno al Parlamento Europeo, perché ci andranno. Quando andranno lì le cose cambieranno, perché? Perché noi non vogliamo semplicemente accontentare le multinazionali, come stanno facendo adesso questi signori, che fanno finta di stare lì. Cosa vuol dire fanno finta di stare lì? Signori, voi mi sapete dire i nomi di qualche eurodeputato italiano, per favore? Quindi mi suggeriscono, adesso Villarosa mi suggerisce Iva Zanicchi, effettivamente la conosciamo tutti. Un applauso Iva Zanicchi. Perché anch'io sono cresciuto guardando che il prezzo è giusto, me lo guardavo con mia nonna ed era un programma molto bello. Però i programmi che porta all'Europa non sono altrettanto belli e
anche se lo fossero non li porta avanti, perché se andate a guardare le presenze di Mazzanicchi in Parlamento sono bassissime, 2%, signori 2% veramente? Ah, 2%, mi dicono 2%. Ecco, vi possiamo dire che chi salirà del Movimento 5 Stelle all'Europarlamento garantirà una presenza molto maggiore e soprattutto, molto maggiore, garantirà una presenza quasi al 100% e soprattutto vi aggiornerà. Quello che voi non sapete oggi all'Europarlamento, perché francamente io ho dovuto studiare per i fatti miei, perché se provo ad accendere la televisione, a leggere un giornale, c'è scritto qualcosa. Ogni tanto dicono, vediamo, dobbiamo importare le banane che sono più dritte, l'angolo della banana deve essere, questa è l'attività legislativa che c'è nel Parlamento. Perché voi state morendo di fame e quelli pensano alle banane, quanto è dritta e quanto è storta. Io mi preoccupo delle arance, penso già ne hanno parlato gli attivisti, no? È pazzesco. Qui avete un'arancia rossa, e questo qui voglio dire perché questo ragazzo è davanti, comunque, io sono laureato in chimica, non ho nulla a che vedere con l'attività legislativa e via così. Io posso dire che ho fatto una tesi di laurea sugli antociani, che è una molecola che si trova in grandissima quantità sull'arancia rossa che c'è in questa zona. Con questa molecola si riesce a fare un pannello solare, un pannello solare pazzesco, c'è la cella di Grenzen, cercate anche questa, con cui si può fare energia elettrica. Cioè ci sono modi infiniti di utilizzare il nostro potenziale, quello che c'è in Sicilia. Le leggi giuste però devono essere fatte in Parlamento. In Parlamento, votate per il Parlamento europeo, non serve una spada per combattere questa guerra, basta una matita. Grazie a tutti. Passo la parola.